squadra del mio cuore, tu lo sai che vivo io di tutti i sogni tuoi. Vederti giocare mi dà un'emozione che io non so spiegare, è come se Albino Leffe fai gol, lascia andare il cuore in alto, libero. Albino Leffe però, volevo dirtelo, noi tutti insieme in questo show. Buonasera amici di Radio Ponte, ritorna la striscia celeste, quella di Mix Zanna Albino Leffe con Alessandro Malagnini e Maurizio Cubinelli. Allora, l'Albino Leffe è riuscito a pareggiare contro la Regina, sfiorando però più volte la vittoria, la squadra celeste che ha ottenuto comunque il quarto risultato utile consecutivo, una vittoria e tre pareggi che fanno sperare sicuramente in meglio per il proseguo del campionato della stagione. Beh, se avessimo vinto chiaramente i tre punti ci avrebbero fatto fare un bel salto in avanti. Questa però la partita è andata così e tutto sommato il risultato è anche giusto. L'Albino Leffe è stato veramente aggressivo sin dal primo minuto, quindi quello che a me è piaciuto è stata soprattutto questa velocità della squadra, la partecipazione di tutti i giocatori. Hanno giocato, possiamo dire, tutti bene. Sì, sì, c'è stato un proprio questo gioco corale che è stato effettivamente quello che poi ha impedito alla Regina di mettere in campo soprattutto l'attacco, no? Perché l'attacco è l'aspetto più micidiale, diciamo, di questa squadra. L'Albino Leffe non ha dato tregua. C'è stato anche un grande Cocco, no? Che oltre al gol ha creato comunque diverse occasioni, un ritorno positivo dopo un mese di stop per i problemi che lo avevano condizionato un po' alla caviglia. Un Cocco che però ha dato subito segnali positivi, è andato forse oltre ogni aspettativa. Abbiamo avuto anche il ruolo di centrocampisti, questo è stato importante. Noi in centrocampo abbiamo abbastanza dominato con Demai, Lanner, che hanno veramente fatto un buon lavoro, anche Girasole che ha dato un aiuto, come abbiamo visto. La difesa ha funzionato bene anche per questo gioco corale, insomma, di tutti quanti, quindi possiamo dire che la partita è stata impostata bene, insomma, è stata impostata bene. Poi certo, se avessimo ottenuto la vittoria sarebbe stato meritatissima, perché abbiamo praticamente fatto più noi della Regina sicuramente. Abbiamo visto anche un po' di tristezza, insomma, nei giocatori dell'Albino Leffe a fine gara, perché ci tenevano a ottenere i tre punti, è arrivato questo pareggio che però io credo che comunque alla fine della fiera non sia da disprezzare, perché comunque è un risultato che arriva contro una Regina che aveva grandi solisti e grandi elementi. C'era un attacco che chiaramente è micidiale, infatti il primo errore che abbiamo fatto ci ha subito infilate. La partita sarebbe stata perfetta al 100% se noi non avessimo fatto quell'errore difensivo. La Regina punta molto sul gioco degli esterni, Rizzato e Colombo. Rizzato in modo particolare è stato davvero devastante in un paio di occasioni, è riuscito a bersi Luoni, a mettere quel pallone dentro per Rizzo che a rimorchio ha anticipato Cristiano, che purtroppo lo ha perso, era scalato ma non è riuscito a tenerlo. Peccato, perché effettivamente forse è stato uno dei pochissimi errori di tutta la fase difensiva di tutta la squadra nella serata, perché altri passaggi a vuoto, altre lacune non se ne sono viste. È stata una partita perfetta da un certo punto di vista, è andata così. Speriamo che col Brescia si riesca a ottenere, diciamo, un risultato migliore. La squadra adesso c'è sicuramente, più determinata, più convinta, gioca con maggiore velocità, per cui ci possiamo aspettare sicuramente degli ottimi risultati. Va bene, allora facciamo un piccolo break musicale, tra pochissimo torniamo con le voci dei protagonisti qui a Mix Zone Albino Leffe. Di nuovo qui a Mix Zone Albino Leffe, adesso andiamo a sentire che cosa hanno detto a fine gara il tecnico Fortunato e anche il difensore Bergamelli, Maurizio. Cominciamo dal tecnico, che ha optato per un insolito 4-4-2 che però, insomma, ha dato i suoi frutti, nel senso che la squadra ha dimostrato comunque di essere ben equilibrata e soprattutto di trovare il tiro con una certa facilità. È una formula, secondo me, che si addice a questo Albino Leffe, penso che la ripeterà probabilmente. Ci vogliono i quattro. Il 4-4-2 ti permette, diciamo, di avere più sicurezza
in difesa e di essere più filtrante rispetto all'attacco avversario. Noi abbiamo queste due punte chiaramente che oggi hanno lavorato abbastanza bene, un po' meno Germinale che era un pochino più lento, forse doveva adattarsi di più a questo ruolo, è stato cambiato al momento giusto, con l'entrata di Torri mi sembra che la cosa sia poi migliorata, anche se poi è entrato anche Foglio che ha determinato poi una spinta maggiore sulla sinistra, ma i cambi anche sono stati azzeccati tutto sommato, non avevamo altre alternative poi. Certo, poi tra l'altro Girasole ha provato ad adattarsi nel ruolo di Previtali, la cosa non gli è riuscita benissimo, però comunque ha fatto anche lui una buona partita. Allora sentiamo ai nostri microfoni le dichiarazioni del tecnico della Celeste Fortunato. Credo che abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo raccolto secondo me per l'ennesima volta nelle ultime tre giornate poco per quello che abbiamo fatto. Un Albino Leffe che aveva tanta voglia di vincere. Sì, sì, io quando vi dico non preparo mai le partite per pari, per non perdere, io cerco sempre di fare qualcosa di positivo. I ragazzi sono stati bravi, ho visto tante cose che abbiamo provato in allenamento e quindi questo mi ha fatto molto piacere. È chiaro che in queste ultime tre partite, ve lo ripeto, abbiamo raccolto troppo poco per quello che abbiamo fatto. Il Modena l'ho soddisfatta, davanti Germinale non è stato magari all'altezza del compito, a fianco di poco. No, però mi dà più attenzione rispetto a altre volte che ha giocato qualche altro giocatore. Credo che Cocco ha fatto per il rientro, non potevo chiedergli di più, anche se può dare secondo me molto di più. Germinale magari ha giocato meglio altre volte, però si è sbattuto alla grande, ha fatto un grande lavoro sporco, come dico io, per Cocco, è stato molto bravo. Tutti e due possono dare molto di più, perché se dico se possono dare molto di più vuol dire che sono buoni giocatori, se dico che questo è il loro massimo li limito secondo me. Questa scelta del 4-4-2 con la Regina che giocava col 3-5-2, come è maturata in settimana? Dalla difesa tra loro, io ho pensato di fare gestire i loro tre difensori con i nostri due punte, fare il 4-3-3 con due esterne molto larghe come giochiamo noi, con una punta solo, credo che loro sarebbero usciti completamente a venire fuori sempre con la palla, 3-1. Quindi metterli le due punte automaticamente, non abbiamo mai giocato 3-4-3-1-2, ho pensato di fare 4-4-2. Ho messo due esterni meno offensivi, potevo mettere Pacilli, Foglio subito, ho cercato di mettere due giocatori magari che mi danno spinta ma sono bravi anche a coprire. Ecco, è stato tutto un po' una logica, ecco quello che poi abbiamo fatto. Sono contento perché è quello che abbiamo preparato. Come valuta la prestazione della difesa, soprattutto anche di Offredi che si dimostra in formissima? Sì, 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 bravo. Ma anche Bergamelli, Piccini, oggi un plauso a Luoni, perché Luoni ha difeso a volte su Misseroli ed è sempre creato superiorità numerica. I due esterni bassi oggi ho nelle difficoltà, no? Ho sbagliato anche qualcosina per l'amor del cielo, però hanno fatto un grande lavoro. Anche perché la Regina aveva due esterni di profondità come sì, Rizzato sì, e Colombo sì, che insomma sono sì, veramente sì, molto bravi nel creare superiorità numerica. Hanno creato qualche cross, l'hanno fatto, però se vado a vedere i cross che abbiamo fatto noi, i cross che hanno fatto loro, siamo stati molto bravi. Che cosa è mancato per vincere oggi? Perché veramente le avete provate tutte. No, vincere, io credo che abbiamo fatto di tutto per vincere, poi sai, io anche quando giochi bene, anche quando meriti di vincere, ci vuole anche un pizzico di fortuna. Questa che non ci sta molto aiutando ultimamente, perché vi ripeto per l'ennesima volta stiamo raccogliendo troppo poco per quello che stiamo facendo e non va bene perché stiamo facendo buone partite. Se guardiamo la partita cosa facciamo? Ne prendiamo 4-5 perché noi siamo così e allora la strada giusta è questa, sperando di avere quel pizzico di fortuna che quando si fa sport è decisiva. Anche Bergamelli sottolinea la bella prestazione della Celeste a cui è mancato soltanto il colpo del KO contro una Regina che comunque era davvero una squadra temibile questa sera, che non dimentichiamocelo, lottava per il terzo posto, era appunto nel tentativo di scavalcare Padova e Verona che avevano 28 punti, quindi una Regina quotatissima. Con una difesa come la nostra che nel recente passato insomma, ha dimostrato di subire molto, oggi abbiamo dimostrato invece che con l'attacco più forte, uno dei più forti attacchi, siamo riusciti a tenere, significa che a questo punto la difesa comincia a funzionare, questo è importante, ma come ha giustamente rivelato Bergamelli e lo ripeterà nell'intervista,
questo è stato anche il lavoro di tutti, insomma, no? Questo che ha contribuito a far sì che anche la difesa tenesse meglio. Quindi non è solo il problema di difesa, ma il problema di squadra. E la squadra oggi ha veramente funzionato bene. Finalmente è la fase difensiva che fa la differenza. Allora diamo la parola alla difesa, sentiamo che cosa dice Bergamelli ai microfoni di Radio Ponte. Il rammarico c'è per una partita che meritavamo, credo, di vincere, non credo che sia io l'unico a dirlo. Però quello che ci conforta è la prestazione, perché abbiamo fatto davvero una prestazione con la grinta giusta e questo è quello che stiamo facendo da credo da un mese a questa parte, così ci si può salvare, quindi avanti così. Questa Regina davanti faceva paura, aveva tantissimi attaccanti di qualità, Missiroli, Bonazzoli, siete riusciti comunque a imbrigliarli con una buona prova anche a livello difensivo? Sì, siamo riusciti credo a far bene a livello difensivo contro dei buoni giocatori come loro, però si è stati supportati bene anche da Etema e Girasole, che hanno fatto un ottimo schermo davanti alla difesa, perché la verità, senza il lavoro loro, come era stato anche di Previtali o di altri compagni, diventa difficile anche per noi se ci troviamo sempre all'uno contro uno. Invece così abbiamo fatto un'ottima partita, tutti a quattro credo. Sulle palle inattive vi siete dimostrati molto pericolosi ultimamente, avete provato qualche situazione, qualche schema in allenamento? Sì, abbiamo provato qualche schema, però credo che quello che è cambiato sia la rabbia, perché alla fine quando vai convinto può essere che non la prendi una volta, però si è sempre in 5-6 a saltare e le occasioni devono venire, poi essendo provate e riprovate in allenamento ultimamente si sta vedendo. Insomma, un Albino Leffe che si conferma bello di notte. Dopo la bella prestazione col Padova ne è arrivata un'altra con la Regina, questa volta non sono arrivati 3 punti, ma comunque si può essere soddisfatti della prestazione della formazione celeste, che adesso dovrà affrontare il Brescia. Maurizio, speriamo che sia bello di giorno, perché sarà una partita che si giocherà di giorno, quella contro il Brescia, no? E, è un derby in fondo Albino Leffe e Brescia, visto che non c'è più in fondo Albino Leffe Atalanta, il nostro derby è col Brescia, no? E penso che dobbiamo chiaramente essere molto attenti con questa squadra, che è una squadra che chiaramente in casa ci ha sempre un po' messo in difficoltà, ma è un Albino Leffe in crescita che potrebbe anche ottenere un risultato utile. Eh sì, perfetto. Allora dal freezer di Bergamo per il momento è tutto, grazie ancora per averci seguito da parte di Alessandro Malagnini e Maurizio Cubinelli. Alla prossima, ancora qui con Mix Zone Albino Leffe.